Passeggiavo nel corridoio in pantofole e pigiama, scavalcando di tanto in tanto un cumulo di biancheria sudicia. Il mio albergo era di prima categoria, perché aveva due ascensori e un montacarichi quasi sempre guasti, ma non disponeva di un ripostiglio per le lenzuola, per federe, per asciugamani, in provvisorio disuso. E le cameriere dovevano ammucchiare di qua e là negli angoli morti. A notte inoltrata, in quegli angoli morti, arrivavo io. E perciò le cameriere non mi amavano. Tuttavia, dopo aver dato qualche mancia, avevo ottenuto il tacito permesso di deambulare dove volevo. Era la mezzanotte passata. Trillò piano un telefono che fosse nella mia stanza. Mi avviai con passi felpati, ma sentii che qualcuno rispondeva. Era il numero 22, la stanza vicina alla mia. Stavo per ritirarmi quando la voce che rispondeva, una voce di donna, disse: «Non venire ancora, Attilio! C'è un uomo in pigiama nel corridoio. Passeggia su e giù e potrebbe vederti». Sentii dall'altra parte un confuso grazie a Dio. «Ma», rispose lei, «non so chi sia. È un disgraziato che fa sempre così. Non venire, ti prego, se mai ti avviso io». Riattaccò ad un tonfo, udì i passi nella camera. Mi allontanai d'urgenza, scivolando come sui pattini. In fondo al corridoio c'era un sofà, un secondo cumulo di biancheria e un muro. Sentii la porta della camera 22 aprirsi. Da uno spiraglio la donna mi osservava. Là in fondo non potevo restare, tornai indietro lentamente. Avevo circa 10 secondi di tempo prima di passare davanti a 22. Fulmineamente esaminai le varie ipotesi possibili. 1. Tornare nella mia stanza e chiudermici dentro. 2. Idem con Vargante, informando cioè la signora che avevo sentito tutto e che intendevo farle cosa grata ritirandomi. 3. Chiederle se proprio ci teneva a ricevere Attilio o se ero io un pretesto da lei scelto per esimersi da un non grato incontro notturno. 4. Ignorare il colloquio telefonico e continuare la mia passeggiata. 5. Chiedere alla signora se intendeva eventualmente sostituirmi all'uomo del telefono ai fini di cui il numero 3. 6. Esigere spiegazioni sul termine disgraziato con il quale aveva creduto di designarmi. 7. La settima stentava a formarsi nel mio cervello, ma ormai ero davanti allo spiraglio. 2 occhi neri, una liseuse rossa su una camicia di seta, una capigliatura corta ma piuttosto ricciutella. Fu un attimo. Lo spiraglio si richiuse di colpo. Il cuore mi batteva forte. Entrai nella mia camera e sentii il telefono trillare ancora al numero 22. La donna parlava piano, non sentivo le parole. Tornai nel corridoio con passo da lupo e allora qualcosa riuscii a distinguere. «È impossibile, Attilio, dico che è impossibile!» Poi il clac del ricevitore attaccato e il passo di lei verso la porta. Con un salto mi precipitai verso il cumulo di immondizie numero 2, rimuginando in cuor mio le ipotesi 2, 3, 5. Lo spiraglio si aperse ancora. Fermo là era impossibile restare. Mi dissi: «Sono un disgraziato,
Ma lei come ha fatto a saperlo? E se passeggiando la salvassi da Attilio? Oppure salvassi Attilio da lei? Non sono fatto per essere l'arbitro di nulla, tanto meno della vita degli altri. Tornare indietro trascinando una federa con una pantofola. Lo spiraglio era più largo. La testa ricciuta sporgeva di più. Ero a un metro da quella testa. Mi irrigidii sull'attenti dopo essermi liberato con un calcio dalla pantofola. Poi disse, con voce troppo forte, che rintronò nel corridoio, «Ho finito di passeggiare, signora, ma come sa che sono un disgraziato?» «Lo siamo tutti», disse lei, e richiuse la porta di scatto. Trillò ancora il telefono nell'interno.